tanti argomenti, tanti temi sollevati in questa edizione dell'incontro, dall'inflazione, l'aumento dei costi, la diminuzione, un po' un calo dei consumi, la sostenibilità e tanti altri argomenti. Allora, Alessandro Destri, cosa si porta da questa edizione dell'incontro? Mi porto che il valore della condivisione e della collaborazione è la cosa più importante. Oggi ci rendiamo conto che lo scenario che stiamo vivendo è certamente di grandissima discontinuità e di grandissima velocità di cambiamento. Se ne esce soltanto mettendo insieme le competenze, le intelligenze, le disponibilità delle persone a fare meglio. Non credo ci sia nessuno che da solo riuscirà a succedere a questi continui cambiamenti, e questo l'incontro di questi giorni penso che abbia messo in evidenza quanto sia anche sentito da più parti il fatto di effettivamente fare un cambio nella relazione e di condividere maggiormente i dati, ad esempio, ma anche i processi. Bisogna veramente portare più valore al consumatore senza deprezzare il valore di una filiera alimentare molto importante come quella italiana, ma certamente lavorare per renderlo più soddisfatto e lavorare sulla migliore qualità del rapporto qualità-prezzo. Ecco, in questo contesto comunque anche la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. Ferrero è uno dei big spender. Ecco, com'è cambiato il vostro approccio negli ultimi tempi e quali sono le novità che ci riserverà il futuro? Ferrero è sempre stata da moltissimi anni uno dei principali investitori in comunicazione, continua a esserlo. Certamente il 2022, il 2023, ma anche gli ultimi anni a partire dal Covid sono stati anni di grandissima discontinuità, perché abbiamo vissuto tutti dei momenti difficili, no? E quest'anno, in questi anni, evidentemente il tema dei costi è stato un elemento importante che ha condizionato anche le scelte di investimento di tutti e anche in parte della Ferrero. Tuttavia Ferrero continuerà fortemente a investire nei confronti del mercato italiano e la relazione con i consumatori italiani in lato senso, nel senso allargato, perché crediamo che l'Italia sia uno dei paesi motore dello sviluppo del gruppo, un gruppo che ha dimensioni sempre più internazionali ma che non perde le radici nei confronti del mercato italiano, quindi sicuramente grandi investimenti ancora di relazione con i consumatori. Ecco, magari qualche novità in termini di lancio di nuovi prodotti, campagne di comunicazione imminenti? Ferrero negli ultimi tempi ha intrapreso una strategia che è stata molto basata sull'allargamento del proprio portafoglio, soprattutto tramite acquisizioni ma anche tramite la ricerca e sviluppo, che come sapete è sempre stata molto, molto spinta e molto allargata. La decisione del gruppo negli ultimi anni è stata quella di entrare in mercati nuovi. I biscotti e i gelati sono mercati molto importanti anche per il panorama italiano e sono quelli in cui stiamo facendo i maggiori investimenti in termini di innovazione, in termini di lanci, in termini di comunicazione. Saranno questi i due mercati principali nei prossimi anni in cui saremo impegnati. Ultima domanda sulla sostenibilità, anche il saperla comunicare. Come questo tema, che è cruciale, influisce sulle vostre campagne di comunicazione? Beh, come sapete Ferrero è sempre stata un'azienda che ha più fatto che non comunicato. Da questo punto di vista qui ha sempre avuto un atteggiamento di basso profilo. Devo dire che gli investimenti che abbiamo realizzato negli ultimi anni, soltanto in Italia, pensate, negli ultimi 5 anni abbiamo investito 1 miliardo. Quindi veramente un investimento molto rilevante, e sostanzialmente gran parte di questo 1 miliardo è stato dovuto alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità. Soltanto in minima parte è stato fatto un investimento su quelle che sono lo sviluppo di capacità industriali. La sostenibilità è un tema assolutamente imprescindibile. Siamo convinti che il consumatore non sceglie più solo esclusivamente il prodotto, ma sceglie l'azienda che ci sta dietro, e quindi dobbiamo certamente impegnarci da questo punto di vista qui. Continuare a essere, come abbiamo fatto storicamente nelle Langhe, ma in Italia e a Sant'Angelo, a Balvano, nei paesi del terremoto dell'Irpinia, essere cittadini della società in cui noi viviamo, e per essere cittadini oggi essere sostenibili è un punto imprescindibile. Quindi sarà questo il nostro impegno. Bene, la ringrazio e buona giornata e buona continuazione.